Domenica, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Fabio Di Domenica. Abbiamo un ospite che ritorna e lo ringraziamo per essere nuovamente con noi, il professor Stramezzi, che si occupa di terapie domiciliari. Mi piace molto questa immagine che ci sta regalando, professore, perché si è messo il virus alle spalle. Se lo è messo alle spalle il professore, cioè è un gesto simbolico, no? Come lasciarselo finalmente alle spalle, anche se insomma la situazione non sembra essere così ottimistica. Poi ci colleghiamo con la Svezia, dove abbiamo la dottoressa Angela Camuso, che invece è una giornalista d'inchiesta, che ha scritto tra l'altro un libro molto interessante che vi consiglio, che si intitola La vita che ci stanno rubando, un libro bellissimo, scritto benissimo, e tra l'altro lei è stata anche autrice di un importantissimo bestseller che ha vinto tantissimi premi letterari e che parlava invece della banda della Magliana, ma sono solamente alcune delle pubblicazioni della professoressa, della dottoressa Camuso, che ringraziamo per... Anzi, voglio cominciare proprio da lei, mi perdoni Stramezzi se insomma cominciamo dalle donne. No, perché la dottoressa se n'è andata in Svezia. Angela, lei se n'è andata in Svezia perché ha detto che la situazione in Italia era troppo opprimente. Com'è lì in Svezia invece la situazione in questo momento? Visto che tutti qua dicono gli svedesi tengono tutto aperto, questi pazzi scatenati, hanno i contagi altissimi e noi che invece siamo i virtuosi. E invece com'è la situazione lì? Allora, innanzitutto non sono una professoressa, quindi ecco, ci mancherebbe che... Quindi, dottoressa, sì, se vogliamo, dottoressa... Allora, sì, io sono andata, insomma, sono in Svezia perché, insomma, la situazione in Italia è veramente opprimente e deprimente ed è veramente una situazione folle. È folle la maniera in cui noi siamo... non gestendo questa pandemia. Allora, riguardo la Svezia, diciamola, qui la situazione è assolutamente normale. L'unica cosa che la Svezia ha fatto nell'ultimo periodo è stata quella di chiudere i bar, diciamo i locali notturni, e c'è, diciamo così, un atteggiamento di prudenza rispetto al distanziamento, ma in una maniera estremamente tranquilla, nel senso che per esempio, io sono adesso in una località sciistica, per esempio, ecco, nei luoghi dove magari c'è un po' più di folla, c'è cioè magari il personale che... Scusa, Angela, località sciistica regolarmente aperta, giusto? Assolutamente sì, è tutto aperto. Io sono tornata adesso dallo sci e tra un po' andrò, cioè, ho mio figlio che sta facendo lezioni di snowboard, insomma è tutta una situazione molto tranquilla. Io più adesso domani andrò a Stoccolma, dove so che è tutto praticamente uguale, tranne che hanno chiuso qualche museo e qualche cosa. Allora, volevo dire questo a proposito della Svezia, perché quello che è successo a livello della comunicazione riguardo la Svezia è un po' emblematico di quello che sta succedendo da mesi nel nostro paese, ovvero in Svezia in realtà, voglio dire, i morti che ci sono stati rispetto alla popolazione non sono mai stati così alti come invece sono stati da noi. Non solo, bisogna guardare la letalità che si registra. Letalità vuol dire che su 100 morti quanti ne muoiono di Covid. Io vorrei ricordare che noi siamo il terzo paese al mondo per letalità. Noi siamo il primo paese europeo per letalità, cioè vuol dire che da noi, se ti ammali di Covid, hai molta più probabilità di morire rispetto a quanto si muore da altre parti. Per esempio in Germania, dove i contagi oltretutto sono molto maggiori, almeno quelli registrati. Per esempio in India addirittura noi siamo quasi da noi si muore 3 volte di più di Covid rispetto a quanto si muore in India, quanto si muore in Germania, e siamo molto più alti rispetto a quanto si muore in Svezia. Ora, quindi io non credo che il Covid, diciamo, abbia preferenze, no? Oltretutto in Svezia, vorrei chiederglielo, ma non credo, che hanno un'esperienza molto più breve. Ok, quindi in teoria loro sono, diciamo, soggetti a questo virus molto più di noi, perché qui fa più freddo quasi sempre, ok? Certo. Il sole è meno, quindi in teoria qui dovrebbero morire, voglio dire, come mosche, visto che non hanno fatto lockdown,
visto che il clima è sfavorevole, visto che un'altra cosa importante... Invece questo non succede, mi pare di capire che non scavalcate cadaveri né in questa zona sciistica né nella bellissima Stoccolma, che voglio ricordare, perché poi tutti dicono ma lì la densità abitativa è molto meno... Non è vero, Stoccolma, ricordiamolo, viene subito dopo Milano e Napoli in quanto a densità abitativa, per cui... No, Stoccolma ha una densità molto molto alta della popolazione, quindi c'è anche da dire questo. Certo. Allora, quindi cosa fa la differenza? È evidente che la differenza la fa la maniera in cui viene affrontata la malattia. Sulla maniera, Angela, la fermo un attimo, mi scusi, voglio parlare con il professor Stramezzi, perché su questa maniera, ma com'è possibile, professore, che ci siano dei suoi colleghi che si dispiacciono del fatto che le terapie domiciliari non facciano morti? Io leggo su Twitter da eminenze, o considerate tali, poi chiaramente bisognerà vedere un giorno, perché le stesse eminenze un anno fa dicevano esattamente quello che dice lei oggi, ma lasciamo perdere questa questione, che sennò poi facciamo i complottisti. Allora io dico, perché meravigliarsi del fatto che ci siano delle terapie domiciliari che sono in grado di curare le persone, di salvare le persone? Voglio ricordare, e a chi non ha visto le puntate precedenti, che il professor Stramezzi si dichiara orgoglioso di essere uno di quei medici che va a casa dei malati di Covid a curarli. Cioè, è a Napoli che io adoro, anzi la prossima volta voglio in presenza l'intervista. Volentieri, professore, volentieri. Che io adoro. Allora, secondo me il motivo di questo, oltre che politico, istituzionale, tra virgolette, cioè per non dare contro alle istituzioni, al Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, che dà questi protocolli, tachipirina e vigile attesa, per cui, do una notizia, io ho presentato un ricorso al TAR insieme a un avvocato napoletano che io adoro, che si chiama Eric Grimaldi, che è quello che ha vinto davanti al Consiglio di Stato la possibilità per i medici di utilizzare i farmaci che loro ritengono più idonei, non un comitato di esperti, tra virgolette, che poi scopriamo che uno è un generale, l'altro è un perito chimico. Cioè, il secondo vero motivo, però, secondo me, è che non hanno ancora capito che cos'è il Covid. E questa io è una... vorrei spiegarglielo. Questo però è confortante, dopo un anno è confortante, dobbiamo dirlo. Ma a loro discarico posso dire che loro non vedono i pazienti Covid iniziali, loro li vedono quando sono gravi in ospedale. Quindi non riescono a capire l'evoluzione della malattia, che noi invece... Io e centinaia di altri medici, ormai siamo quasi un migliaio, credo, che andiamo a casa a visitare o magari li visitiamo in telemedicina, noi capiamo l'evolversi della malattia. Il Covid sono due malattie, non una sola. La prima è l'infezione virale. Il virus SARS-CoV-2 entra all'interno dell'organismo tramite i polmoni, non attraverso la pelle o i tessuti dei vestiti, e quando entra cerca di replicarsi e colonizzare anche altri organi. Fa danni, crea un'infiammazione importante, crea un'infezione importante a volte, può dare danni anche forse permanenti, nel senso che a 8 mesi io vedo ancora dei pezzi di polmone che sembrano delle pezzi di pietra dalla polmonite interstiziale, persone guarite a marzo. Ma udite, il Covid non è una malattia letale, non si muore di Covid. Perché? Perché quello che uccide non è il virus SARS-CoV-2, è invece una malattia autoimmune. Il Covid, in una piccola percentuale di persone, tra i malati circa il 25%, probabilmente tra i sani siamo sotto al 10%, io credo che abbia un gene o un enzima che nel momento in cui viene scatenata la risposta immunitaria specifica, vi spiego meglio, quando si formano gli anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2, qualcosa va storto, la reazione immunitaria è eccessiva e anomala. E da lì si scatena quello che noi chiamiamo la tempesta citochinica,
E questo è il motivo per il quale bisogna intervenire immediatamente con la giusta terapia. Che porta la persona a morire. E questo è il motivo per cui bisogna evitare l'ospedalizzazione, perché significa essere arrivati troppo tardi. Bisogna quindi arrivare immediatamente. Esattamente, capendo questo concetto che mi sembra abbastanza semplice. Per capirlo anch'io, guardi, vi assicuro che è semplicissimo. Per averlo compreso anch'io è proprio basilare. Noi che armi abbiamo per prevenire la malattia autoimmune? Tantissime. Perché noi iniziamo le terapie precoci? Perché non solo con la terapia precoce riduciamo l'impatto del virus, già un antinfiammatorio, togliendo, abbassando l'infiammazione nei tessuti, permette meno facilmente al virus di entrare nelle cellule, ma soprattutto con un farmaco che è un farmaco autoimmune, non continuiamo a chiamarlo antimalarico, che l'idrossiclorochina è un farmaco per malattie autoimmune. Dato quello insieme all'antibiotico, noi riduciamo l'impatto dell'infezione, ma dando immediatamente, cioè entro 2-3 giorni, il cortisone, che non fa danni per questi dosaggi per una settimana, noi impediamo letteralmente alla malattia autoimmune di instaurarsi. In pratica evitiamo che la seconda parte della malattia che colpisce una si possa sviluppare. Ti possa scatenare. Per quanto riguarda invece la gestione, Angela, pensavamo che con questo cambio di governo, anche se poi è cambiato veramente poco, potesse cambiare qualcosa, invece mi sembra che siamo da capo a 13, ancora con i pennarelli, ancora con i colori, ancora con restrizioni. In Campania hanno chiuso di nuovo tutte le scuole, finché non verranno vaccinati tutti i docenti. Mi sembra un po' una lotta tra Stato e Regioni, piuttosto che prendere delle posizioni che possano realmente dare del beneficio alla popolazione. No, questa è una lotta tra il potere e la gente che sta morendo e che stanno facendo morire, e il dottor Stramezzi è troppo buono. Allora, io faccio l'inviata per Fuori dal Coro, noi abbiamo fatto 6 puntate sulle cure precoci, che non sono cure palliative o cure alternative, sono la cura, ok? I nostri pseudoscienziati del CTS, che poi abbiamo visto che il CTS non è affatto composto da scienziati, sono persone che sono state nominate dal potere politico e dipendono dal potere politico. Secondo voi questo comitato potrebbe dire qualcosa contro il potere stesso che lo ha nominato? Queste persone hanno il diritto di morte e di vita sulle nostre esistenze, ci stanno limitando la libertà. C'è una soppressione ingiustificata e irrazionale e assolutamente inutile delle libertà costituzionali da un anno. Siamo il paese che ha le scuole chiuse da un anno, le scuole superiori. Stiamo praticamente rovinando la vita alle nuove generazioni. Con quali risultati? Che siamo il terzo paese al mondo per mortalità. Allora, io sento tutti i giorni e sono veramente, rabbiosa per questa situazione. È vergognoso, c'è gente che sta morendo, che continua a morire, e io continuo a dire, non mi stancherò mai di dire, se avete il Covid vi dovete curare immediatamente, entro le 72 ore, dovete assumere farmaci, antibiotici, antinfiammatori, immunomodulanti. Se il medico di base vi dice di aspettare con la tachipirina, non dovete assolutamente ascoltare questo consiglio. Io vorrei capire in base a quale legge della medicina una malattia è curabile in fase grave e non è curabile in fase lieve. Io vorrei capire in base a quale principio della medicina si possa pensare che una polmonite interstiziale grave diventa grave quando uno arriva in ospedale. Com'è possibile che ti dicano quando non respiri più chiama l'ospedale? Cioè, quando non respiro più vuol dire che sono già in una fase grave. Quindi il problema vero, reale, unico è che il Covid, di Covid la gente muore perché non viene curata in tempo, in grandissima percentuale. Poi c'è un'altra questione che riguarda le infezioni batteriche che si contraggono in ospedale, perché c'è una percentuale rilevante. Questa è una parentesi, Angela, mi perdoni, questa è una parentesi che adesso non riusciamo ad aprire, ma io sono certo che lei sarà tanto gentile da essere nuovamente nostra ospite. Evidentemente, amici, bisogna farsi delle domande. Non vuol dire essere complottisti, non vuol dire essere negazionisti, qua nessuno nega niente, ma farsi delle domande mi sembra veramente alla base proprio della civiltà. C'entra niente. Il complottismo è un'altra roba. È un'altra roba. Qui siamo
Senti, vorrei fare un appello. Stramezzi, per concludere, dimmi, sì, mi dica. Chiudiamo. Allora, io stimo, anche se non sono della sua parte politica. È andata via l'audio del professor Stramezzi, se lo possiamo ripristinare. Aiuto. Ce l'abbiamo? Dato via l'audio. Proviamo. Adesso la sento, professore. Vorrei fare un appello, sì, premettendo che io stimo il governatore De Luca, anche se non sono certo della sua parte politica. Mi sembra una persona che sa quello che vuole fare, e magari sta facendo una cosa sbagliata, io non lo critico, però è determinato, è uno deciso. Allora io dico, governatore De Luca, mi contatti tramite la televisione. Io vengo giù, le spiego come funziona il Covid, organizziamo delle squadre di medici che vanno a casa e di infermieri che vanno a casa a portare i farmaci e vedrà che la Campania avrà i morti che inizieranno a diminuire e fra un mese e mezzo lei potrebbe avere la Campania a zero morti di Covid. Speriamo che il governatore possa ascoltarla in qualche modo. Stramezzi, faremo in modo comunque di fargli arrivare questo messaggio. Tra l'altro ricordiamolo, il professor Stramezzi non è nuovo alla Campania, in particolare ad Avellino, sede di questa rete, dove è venuto a dare una mano quando ci fu il terremoto del 1980. Venne proprio a dare una mano come volontario perché c'era bisogno di medici che venissero ad aiutare. Tutti quelli che hanno la mia età si ricorderanno la situazione in queste zone in quel periodo. Io ringrazio il professor Stramezzi, che vi invito a cercare sui social. Ringrazio Angela Camuso e vi ricordo il libro La vita che ci stanno rubando. La ringrazio infinitamente del collegamento dalla Svezia. Noi ci vediamo domenica prossima, sperando di poter affrontare argomenti più leggeri, ma purtroppo il periodo è questo. Grazie ancora, amici, caro Ciro, il periodo è questo, sì, qua. Complimenti, magari li invitiamo la settimana prossima. Ma magari.